Wow. Ciao, signori, buongiorno, sono felicissimo di registrare, non chiedetemi perché. È passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho registrato un video per quanto riguarda la mia ultima passione più grande dopo i lievitati, ovvero i lievitati francesi, la viennoiserie, la boulangerie francese, tutte quelle cose un po' più particolari, un po' più laboriose, mi stanno veramente facendo appassionare tanto. E oggi sono le 17 del pomeriggio e fa 34 gradi. L'unico modo di provare ad affrontare una situazione del genere è lei. Aria condizionata, 22 gradi e sicuramente mi raffreddo, ma il burro non si scioglie. Signori, oggi andremo ad affrontare un'altra declinazione delle colazioni francesi. E stiamo parlando delle le danesi sfogliate, che sono quelle merendine spettacolari, bellissime, che quasi si dispiace mangiarle, romboidali, se non dico una cavolata, con all'interno una o più creme. Io oggi, visto che mi voglio rendere la cosa difficile, ma soprattutto voglio rendervi il video quanto più completo possibile, l'andremo a riempire di due creme. Non vi abbattete, perché sono entrambi creme facilissime da realizzare, ma successivamente capirete il perché ne abbiamo fatte due. Quindi guardate il video fino alla fine, perché durante i video, durante le varie preparazioni, che sia dell'impasto, che sia della crema, che sia dell'altra crema, che sia un po' della lievitazione e tutto quanto, vi darò tante piccole chicche, che queste piccole chicchine che vi darò magari capirete l'errore e non lo farete prossimamente. Cominciamo con la lista della spesa, non ci incischiamo, andiamo dritti al sodo. Io ho qua già sul tavolo tutto quanto, lista della spesa. Ma come oramai ogni volta prima della lista della spesa, vi volevo ricordare di supportare video e contenuto semplicemente lasciando un like, semplicemente commentando qual è la vostra colazione francese preferita o la vostra colazione in generale, che magari se non ci ho fatto un video possiamo farcelo, perché no? E a iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video. Ho qualche video caricato che io sono sicuro che vi interesserà e durante qualche serata un po' importante vi farà fare una bella figura. Fidatevi. Grazie. Lista della spesa. Allora amici, la lista della spesa per l'impasto sarà 50 g di zucchero e 5 g di sale, 150 ml di acqua e 150 ml di latte, 500 g di farina con un buon W, deve avere almeno un W di 280, vi deve resistere le 24 ore, deve essere molto panificabile, 25 g di lievito e 250 g di burro. La prima lavorazione che dobbiamo andare a fare sarà quella di mettere la farina insieme all'acqua, insieme al latte, insieme al lievito in macchina o in planetaria a lavorare. Dovremo lavorare finché non avremo una maglia molto ben strutturata, deve essere molto forte, deve essere molto robusta e non deve appiccicare alle mani. Finché non avrete un risultato così, continuate a lavorare, perché sennò successivamente non vi tiene il burro, successivamente non cresce, e visto che ci si mette un giorno e mezzo praticamente a fare tutta sta roba, se sbagliamo in partenza ci perdiamo un giorno e mezzo di lavoro. Mettiamo tutto in macchina e facciamo lavorare lei, ma questo non vieta il fatto che non vi venga anche a mano. L'unica accortezza è il punto di prima, quindi lavorare bene, spingere bene e lavorare finché non avremo un composto molto forte, molto liscio, e tirando la maglia non si rompe. Quando il nostro composto avrà preso una parvenza di struttura, dentro col sale, dentro con lo zucchero, aumentiamo la velocità e lavoriamo per un totale di 7-10 minuti. L'indicatore che vi fa capire che è pronto qual è? Quando tirate sul composto dalla vostra planetaria verrà tutto via pulito, non lascerà residui sul fondo della bacinella, e tirando l'impasto è pronto. Fatto questo, lo copriamo, lo lasciamo un quarto d'ora, 20 minuti, poca roba perché è caldo, a temperatura ambiente, e una notte, 10-12 ore più o meno in frigo. Pastello fatto e pastello messo a lievitare, passiamo al panetto. Per realizzare il panetto vi faccio vedere come faccio io. Io prendo due fogli di carta forno, ho il rotolo quello lungo, taglio due strisce di più o meno 20x40 e vado a incastonare il burro all'interno. Come? Facendo le quattro righe, delineando i bordi, sovrapponendo due fogli, piegando le estremità, e una volta ottenuto una sorta di circonferenza vado ad aggiungere il burro. Con un mattarello batto, con un mattarello stendo, e una volta ottenuto un rettangolo quanto più uniforme possibile, via in frigo. Signori, con panetto e pastello fatti, quindi l'anima della nostra ricetta, adesso il consiglio che vi do è quello di fare la sera prima le due creme, perché così stanotte hanno tutto il tempo del mondo per raffreddare, per stabilizzarsi tutto quanto, e domani mattina riusciremo a lavorare con tutta tranquillità del mondo e ci dedicheremo solamente alla sfogliatura. Gli ingredienti per la prima crema, ovvero quella pasticcera, sono 400 ml di latte con all'interno il seme privato della polpa della vaniglia, 34 g di amido, 4 tuorli, 60 g di zucchero e la polpa della vaniglia e della scorza di limone. Prima cosa, grattugiamo la scorza di limone e questo lo portiamo sul fuoco a scaldare. Qui dentro mettiamo i tuorli, amido, zucchero e vaniglia. Mescoliamo subito.
quando il nostro latte sarà al primo fumo, versiamo su, stemperiamo e riportiamo sul fuoco cuocendo fino a bollore. Col latte al primo fumo aggiungiamo, stemperiamo 3 volte. Togliamo la vaniglia, via sul fuoco e cuociamo fino al bollore. Via. Signori, con la crema pasticcera fatta, panetto e pastello fatto, facciamo l'ultima crema che è quella più semplice. Sarà una crema frangipane alle nocciole, sarà semplicissima da realizzare, adesso vi farò vedere. E gli ingredienti per realizzarla sono 100 g di uova, quindi 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di farina di nocciole, 25 g di farina e 100 g di burro. Dobbiamo semplicemente unire tutti gli ingredienti e andare a mescolare finché non avremo un composto uniforme. Dovrà avere un colore uniforme e non dovremo vedere sbavature di uovo. Adesso la vediamo morbida, ma successivamente, quando il burro tirerà, vi rendete conto che avrà una consistenza molto più soda e lavorabile. Una volta ottenuto un composto bello uniforme, pellicola a contatto, lo mettiamo in frigo e noi, signori, ci vediamo domattina. Buonanotte. Signori, buongiorno. L'indomani mattina questi sono i nostri risultati. Sleghiamo il nostro pastello, ok, e l'andiamo a stendere lungo 40, quindi lungo tanto quanto il nostro panetto, e largo 40, quindi il doppio, perché dovremo incastonarlo. Tiriamo via bordi di pasta morta e adesso lo andiamo a stendere con una lunghezza di 60 cm. Giro di piega 3, quindi prendiamo il primo terzo, sovrapponiamo l'altro, avendo così 1, 2 e 3. E lo mettiamo in frigo per 20 minuti. Andiamo a ripetere questa operazione qua per altre 2 volte. Quindi andremo a fare 3 giri di piega 3. Stesso discorso, lo stendiamo. Non vi sto a mettere le 3 sfogliature perché sennò vi in un video tipo le cronache di Narnia. Finiti i 3 giri di piega 3, vi dico cosa fare. E adesso c'è la formatura finale. Dopo che abbiamo fatto i 3 giri di piega 3, andiamo a fare la stesura finale. La stesura finale della nostra pasta dovrà avere una dimensione di 40 cm di lunghezza, quindi sul lato delle chiusure, per 30 cm di altezza. E andremo a ottenere dei quadrati di 10x10, avendone così 12 in teoria. Io non vado a fare tutte danesi, ma vado a fare spoiler. Ta-da! Ho comprato il Rubik. Adesso è ufficialmente partita la prova, alla prova del Rubik. Faccio il cubo di Rubik. Pariamo il parabile. Placchetta, e le disponiamo in frigo a raffreddare per una mezz'oretta. Tiriamo fuori i nostri quadrati riposati. Andiamo a piegare con un coltello, incidiamo fino a più o meno 1 centimetro. E dall'altro. Acqua. Prendiamo i 2 bordi e li andiamo ad incollare. La base io la comincio già a schiacciare. Dopo gli andremo a mettere la crema frangipane all'interno e poi ultimeremo la schiacciata. Però il risultato, vedete? Vedete la stratificazione? Sovrapponiamo, tagliamo. E le incrociamo e le facciamo tutte. Le disponiamo su una placchetta. Dovranno lievitare in un ambiente caldo e preferibilmente umido, ai 24, 25, massimo 26 gradi, finché non cresceranno di 2/3 del loro volume, che è la temperatura ambiente, potete mettere adesso. Occhio che non è troppo caldo, perché sennò il burro si scioglie. Da 1 ora e mezza a 2 ore e mezza, dipende dalla temperatura che avete. Nonostante il caldo, io li metto nella mia camera di lievitazione. Cerco di ricordarmi, ti metto il link qui del mio video, che è una piccola camera, ho fatto tutto io in casa con roba presa su Amazon, con strumenti presi su Amazon, prezzo neanche troppo alto. Setto una temperatura a 23 gradi circa, gli metto un bicchiere di acqua caldina all'interno, questo mi fa vapore e io so che lì dentro ho una temperatura settata a un determinato range. Li faccio lievitare per 1 ora e mezza, 2, e successivamente accendiamo il forno. Tiriamo fuori le nostre girelle, schiacciamo il centro un attimo con un dito inumidito,
aggiungiamo la crema all'interno, pennelliamo con una soluzione di uovo e latte e andiamo a infornare in forno caldo a più o meno 180 gradi per, vi direi, un 15-20 minuti, ma stategli dietro perché ogni forno ha caratteristiche a sé. E dopo circa 20 minuti le disponiamo su una griglia a raffreddare, vaghevelline, le andiamo a spennellare ancora calde con uno sciroppo di zucchero. Sono talmente leggere che con il pennello si spostano. Per lo sciroppo ho portato semplicemente sul fuoco 30 g di zucchero e 30 ml di acqua, ho portato bollore e ho spento. Facciamo raffreddare e successivamente mettiamo la crema pasticcera. Una pioggia di zucchero a velo. Comunque, per essere le mie prime danesi, non sono molto regolari, però sono belline. Bella, va la più frangipane sotto, la crema che cola ma non cade. Wow. E adesso, signori, il momento tanto atteso. Alla vostra e agli Danish. Guarda che sfogliatura. Mamma che bomba. Oh mio Dio. Wow. 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 Hai la sfogliosità o comunque la croccantezza della pasta sfogliata, che, come vi ho detto, di per sé sa principalmente di burro e poco altro. Ti arriva questo boccone di nocciola. Subito insieme alla nocciola ti arriva una grossa pungenza del lampone messo nel frangipane e messo in superficie. Forse mi verrebbe da dire che il frangipane fatto in questo caso con la mandorla, a differenza della nocciola, avrebbe dato un'uniformità un po' più a tutto, cioè sarebbero stati sapori un po' più concordanti tra loro. E basta, io mi auguro che in queste descrizioni dantesche vi faccia venire fame, vi emozioni quantomeno, o vi riesca a trasmettere l'emozione che ho io quando mi vengono queste cose. Sicuramente, sicuro, ne sono certo, se le vede un pasticcere, cioè dirà che fanno obiettivamente cagare, che sono fatte male, che non sono uniformi e tutto quanto, ma per essere le mie prime danesi, per averle fatte in casa, in un forno che non gli funziona neanche la modalità statica, con 32 gradi e l'aria condizionata a 18 gradi, personalmente mi ritengo soddisfatto, anche perché, amici, ma che bello! Speriamo si senta e speriamo che questo vento, ma soprattutto le cicale, non si sentano. Siamo giunti alla fine del video, siamo giunti alla conclusione di questo nuovo episodio. Io vi ringrazio di cuore per essere rimasti fino alla fine del video. Vi invito semplicemente a supportare video e contenuto lasciando un semplice like, commentandomi, scrivendomi qual è la prossima video ricetta, la prossima colazione che vorreste vedere, un qualcosa, una vostra curiosità, giusto per cercare di creare un po' più di community, per conoscerci un po' meglio, e ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato con gli scorci. Io finisco il mio brunch. Ciao.